Ciao a tutte ragazze, allora oggi vi registro il video dei prodotti finiti per quanto riguarda i capelli. Diciamo che come prodotti full size sono pochi, però ho abbastanza campioncini e siccome li ho finiti già da tempo, ma nello scorso video, siccome era un po' troppo lungo, ho preferito non farvelo vedere, preferisco fare un video più concentrato, diciamo, sui campioncini che sui prodotti full size, quindi ve li faccio vedere. Allora, partiamo con i prodotti full size. Ho finito due tinte della Dixon, una nella colorazione biondo chiaro, l'altra castano chiaro. Le tinte sono le solite che vi faccio vedere, sono questi colori che, come sapete, mi trovo da Dio, sono anni e anni e anni che li utilizzo. Sono bellissime, buonissime, lasciano i capelli morbidi, tingono perfettamente. I colori sono bellissimi, non costano nemmeno tantissimo e io le promuovo. Poi ho finito questo shampoo della Naturalium Smoothing Shampoo al raspberry, sarebbe lampone se non mi sbaglio, comunque questo qui che ho preso al Cosmo Prof e mi ci sono trovata molto molto bene. Il profumo era buonissimo, buono buono, dolce come piacciono a me. Dovrebbe essere bio, però non ve lo so dire, e mi ci sono trovata benissimo. Non mi ha dato problemi ai capelli, li lasciava morbidi, facili da districare, non li seccava, puliti fino a quando non li rilavavo, cioè, nel senso, ve l'ho già spiegato, io li lavo ogni 4-5 giorni, tipo dopo devo andare a lavare perché sono 4 giorni e si vede che sono un po' abbastanza sporchi, insomma, per me. E quindi questo riuscivo appunto a tenere i capelli puliti per 4-5 giorni. Ve lo promuovo. Poi ho finito questa Garnier Fructis Densi e Corposi Extra Forte. Ed è appunto una schiuma per capelli che io non utilizzo assolutamente sui miei capelli perché non faccio capelli mossi ricci, ma li utilizzo sulle clienti e mi ci sono trovata così così perché io non ne applico chissà quando, poi ovviamente dipende anche in base ai capelli e che cosa bisogna fare, però purtroppo li lasciava un po' secchi, le andava ad indurire dopo che ho fatto i ricci con la spazzola, sentivo i capelli un po' secchi, un po' duri, quindi non mi è piaciuta granché. Come tenuta del riccio era ottimo, però a me dà fastidio anche sulle altre persone un riccio duro, secco, non mi è piaciuta questa schiuma. Poi un altro prodotto che purtroppo non ho finito per mia pigrizia sono queste qui della Fito, un integratore alimentare, forza, crescita e volume, capelli e unghie. Costa abbastanza, è fatto in questo modo qui, è ottimo. Questa è la boccettina all'interno, come potete vedere ci sono ancora delle pasticche da prendere una volta al giorno se non ricordo male. Comunque non le ho finite, ho iniziato la cura, poi dopo mi sono, diciamo, scazzata di continuare, quindi non ho continuato, sono scadute purtroppo. Costano 30 euro, però se non mi sbaglio erano due confezioni, ma non voglio dire una stronzata. Comunque, veramente ottime. Quando le utilizzavo vedevo realmente un cambiamento nei capelli. Perdevo meno capelli, crescevano più velocemente anche le unghie. Quindi ve le promuovo. Se state cercando degli integratori, queste qui sono ottime. Poi, ultimo prodotto full size, sono queste qui della BioPoint, comprate anni e anni fa, ampolle di nutrimento senza risciacquo per capelli secchi e sfibrati. Devo dire che sono state delle ottime ampolle. Come dice qui, bisogna applicare un'ampolla su tutti i capelli, ogni volta un'ampolla.
Però a mio parere i capelli dopo praticamente erano di nuovo sporchi, perché contate che io un'ampolla la utilizzavo per 4-5 volte. Qua dice di utilizzare ogni volta un'ampolla, ma non se ne parla proprio. Se poi uno ha i capelli fino a giù il sedere, forse un'ampolla. Però io personalmente non l'ho utilizzata un'ampolla per ogni applicazione, ma utilizzavo un'ampolla per 4-5 applicazioni. Devo dire che mi ci sono trovata bene, insomma, alla fine non è che mi ha fatto chissà che cosa. Io utilizzo un termoprotettore prima del ferro, oppure soprattutto prima del phon, lo andavo ad applicare sulle punte, non me li ingrassava, non me li sporcava, erano morbidi i miei capelli e quindi le promuovo. Poi passiamo ai campioncini. Ho finito questo olio che ho amato alla follia della Nashi Argan. Questo qui che ho amato, è un olio, è seta pura, ottimo, mi è piaciuto tantissimo. A parte che mi è durato un sacco di tempo, è vero che io i campioncini li porto solo in viaggio, però veramente mi è durato per un sacco di tempo, contando che io se vado a mare i capelli li lavo ogni giorno e quindi lo applicavo tutti i giorni per una settimana. Questo mi è durato tantissimo, ma già quando lo si applica tra le mani si sente come se fosse seta. Sui capelli li lascia morbidissimi, profumatissimi, facilissimi da districare, disciplinati, veramente un ottimo, ottimo olio. Costerà l'ira di Dio sicuramente, perché i prodotti Nashi Argan sono costosi, però li valgono tutti. Poi ho finito questa maschera per capelli ristrutturante fragole e panna della Alchemilla. Anche con questa ci ho fatto purtroppo una sola applicazione, però ragazze, buonissima. Il profumo paradisiaco, fantastico, ma anche la maschera in sé, ottima, veramente ottima come maschera. Io non credevo, perché essendo bio, dici, secondo me non dura tantissimo, invece mi sono dovuta ricredere, perché è veramente un'ottima maschera, districa i capelli subito, li lascia morbidi, buona buona buona. Penso di prendere la full size sempre se si trova ancora, comunque promossa. Altro prodotto che promuovo con riserva, questo prodottino qui della Kiss Keratin Infusion System, è un No Yellow Shampoo, praticamente uno shampoo antigiallo. Allora, questi shampoo antigiallo, io ne ho anche un altro, si presentano nella colorazione blu, sono blu, e servono appunto per shampoo ravvivante per capelli grigio biondo chiarissimo, aiuta a neutralizzare le tonalità giallastre e dona intensa luminosità ai capelli grigi in caso di contatto con gli occhi, vabbè. Allora, io credo che se utilizzato con costanza, come l'altro che ho io di L'Oreal, credo che faccia il suo effetto, toglie il giallo. Come campioncini io non ho visto questo miglioramento, però devo dire che lava molto molto bene i capelli. Quello di L'Oreal me li secca di più rispetto a questo, quindi probabilmente sarà meglio questo rispetto a quello. Questi campioncini li ho presi al Cosmoprof, quindi saranno più professionali di quello. Però l'unica pecca è che sì, il campioncino è un campioncino da 10 ml. Io l'ho utilizzato a San Valentino, che sono andata con il mio fidanzato in viaggio. Avevo i capelli abbastanza sporchi e purtroppo un solo campioncino, comunque un'applicazione di 10 ml di shampoo, non lava perfettamente i capelli. Mentre l'altra volta li avevo lavati quando era a mare, quindi avevo già i capelli puliti dal giorno prima, anche se c'era la salsedine, me li aveva lasciati perfetti. Però se si utilizza come shampoo per lavaggi normali, cioè dopo 4-5 giorni, va utilizzato una quantità abbastanza maggiore, bella corposa, perché 10 ml vi garantisco che non bastano. Però io credo che come shampoo non sia male, quindi lo promuovo.
Poi, sempre quando sono andata con il mio fidanzato, ho utilizzato, dopo quello sciame, infatti è macchiato, questo Esi Regen Forte, trattamento caduta, balsamo rivitalizzante. Io non ho visto se c'è stato un trattamento caduta, perché obiettivamente da un campioncino non si possono vedere queste cose. Però come balsamo devo dire che è ottimo, mi districava i capelli, non me li ha ingrassati, anche se appunto prima avevo applicato quello shampoo che non li aveva lavati benissimo, però non è stata colpa del balsamo ma dello shampoo, perché proprio quando sono andata a lavarli non c'era schiuma, non c'era niente, stavo lavando l'aria praticamente. Comunque come balsamo buono, veramente buono, lasciavo i capelli morbidi, facilissimi da districare anche dopo che ho applicato quello shampoo che comunque li secca un pochino, e non me li ha lavati nemmeno bene, quindi li ho praticamente, quando lavavo li andavo ad annodare, e questo appunto mi ha aiutato tanto a spettinarli, quindi lo promuovo. Poi ho finito, quando sono andata a mare, questo shower gel e shampoo dell'Hotel Care. Sono quei soliti campioncini che danno negli hotel. Allora, io con alcuni mi trovo bene, con altri mi trovo male, non so che cosa ci sia qua dentro. Con questo purtroppo mi sono trovata malissimo, perché io di solito quando vado in vacanza, dove vado porto lo spargishampoo e diluisco lo shampoo. In questo caso me l'ero dimenticato, quindi mi sono detto vabbè, farà un po' più di schiuma, invece no, questo coso non mi ha fatto schiuma, niente proprio, figuriamoci se lo andava a diluire, peggio che andare di notte. Mi lasciava i capelli secchi, quindi difficili da districare dopo, e quindi lo boccio. E ho finito questo Kerastase Shampooing Listen Movement Anti Frizz, questo qui, che c'è il riflesso, non so se si vede. Comunque anche questo, come l'altro, non l'ho potuto diluire, quindi insomma, appunto, mi sono detta come l'altro farà tanta schiuma, ed effettivamente questo sì, rispetto a quello, però questo, cioè, siamo su un altro pianeta. La Kerastase è per me una delle marche migliori in commercio per i capelli. I capelli erano belli morbidi, setosi, leggeri, facilissimi da districare dopo, quindi lo promuovo a pieni voti. E ho finito della Trifoltina, che non so che marca sia, me l'hanno dato in farmacia, questo siero Boost, questo qui, appunto è un siero che io applicavo sulle punte come termoprotettore, e all'interno quando si andava a massaggiare diventava tipo oro, infatti c'è scritto Gold Air Therapy, diventava tipo oro, e devo dire che è un ottimo, infatti c'è scritto acido glicolico, oro colloidale 24 carati. Io non oso immaginare quanto costano questi prodotti, e stanno bene dove stanno, però veramente un ottimo, ottimo prodotto. Lascia i capelli morbidi, setosi, belli al tatto, lucidi, ed è del Centro Massegue, non so cosa sia, comunque ve lo promuovo. E ho finito della Celiar questi due shampoo, che non so dove ho preso, forse sempre al Cosmoprof, probabilmente. Sono dei shampoo idratazione intensa, capelli secchi, opachi e disidratati, sono questi qui. Anche con questi mi ci sono trovata molto bene, facevano abbastanza schiuma, mi lasciavano i capelli nutriti, facili da districare, un buon shampoo, non so dove si trova, comunque ve li promuovo. Altro balsamo bio che mi ha stupito è questo qui della Biofficina Toscana, balsamo concentrato attivo. Anche questo, come gli altri bio che vi ho fatto vedere, era un po' titubante, perché mi sono detto, ah, sono bio, io non penso che districano tantissimo, e anche su questo mi sono dovuta ricredere, perché
è stato veramente un ottimo balsamo. Io ho i capelli, come potete vedere, decolorati, trattati, secchissimi, quindi ho bisogno di un balsamo molto corposo che mi aiuta a districarli, a lasciarli nutriti e morbidi. E devo dire che questo, come gli altri, è stato un ottimo, ottimo balsamo. Unica grande pecca, a mio parere, è il profumo un po' sgradevole, però come prodotto ottimo e ve lo promuovo. Poi ho finito questo bagno rivitalizzante della René Blanche che mi sarà uscito in qualche tinta da 10 ml. Dice da usare dopo l'applicazione di shampoo colorante o decolorante schiarente per esaltare e proteggere il tuo colore. Massaggiare 2-3 minuti, comunque l'ho utilizzato come balsamo e anche questo un buon balsamo, faceva il suo lavoro, mi lasciava i capelli morbidi e nutriti, facili da districare, quindi ve lo promuovo. Poi ho finito queste due maschere sempre della linea come lo shampoo della Celiar e sono Luxury Mask 1 minuto, qui dice. Mi sono innamorata follemente di queste maschere perché sono fantastiche. Mi lasciavano i capelli morbidi anche senza l'utilizzo del pettine e come se avevano un'azione districante fai da te in pratica. Quando le applicavo, applicavo la maschera. E io poi avvolgo in un mollettone, la faccio stare un po', non un minuto, un po' di più, e poi sciolgo i capelli e li vado a districare con il pettine. Quando andavo, dopo questa maschera, andavo a sciogliere il mollettone, praticamente i capelli sembravano spettinati da soli. Quando io andavo a passare il pettine, 2 secondi, via, cioè fantastica, i capelli erano morbidi, lucidi, non pesanti. Veramente top come maschera, non so dove si trova, ma se la trovo me la compro subito, strapromossa. Altro shampoo bio della Saponaria extravergine ai semi di lino ed è questo qui. Con questo, anche come cogliato, ho detto ma sarà bio, non farà tanta schiuma, me li lascerà un po' secchi, chissà se lava, tutte queste cose qui. Invece mi sono dovuta ricredere anche su questo perché mi ha fatto un sacco di schiuma che io non mi aspettavo assolutamente, perché altri shampoo bio che ho utilizzato purtroppo niente schiuma, mi ha lasciato i capelli morbidi, nutriti e facilissimi da districare dopo e non me l'aspettavo e quindi vi promuovo questo shampoo. Poi un altro è questo olio straordinario dell'Elvive fatto in questo modo qui, la confezione un po' scomodina devo dire per un olio perché molto meglio fatto in questo modo qui come la Nashi, però è più piccolo di questo. E anche con questo mi ci sono trovata molto bene, un normalissimo olio per capelli, lo andavo ad applicare sulle punte, dopodiché procedevo allo shampoo e poi dopo procedevo all'asciugatura con il phon e poi alla piastra. I capelli erano belli morbidi, lucidi, non me li ha appesantiti, me li ha lasciati normali, nutriti comunque, e quindi lo promuovo. E niente ragazze, spero di avervi fatto vedere tutti i prodotti, poi se mi sono dimenticata qualcosa nel prossimo video ve li farò vedere. Fatemi sapere giù nei commenti se avete utilizzato alcuni di quelli che ci siete trovati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!